Le esigenze di una rappresentazione cartografica sono sentite dagli organi centrali dello Stato almeno fin dal 500. Alle mappe inserite negli Atlanti, pubblicate e pensate per un pubblico di eruditi e di viaggiatori, si affiancano rappresentazioni finalizzate a specifici interventi di organizzazione del territorio, di sfruttamento dello spazio, come questa mappa seicentesca, che evidenzia il limite di 5 miglia intorno alla città di Milano, all'interno del quale era obbligatorio vendere i fieni sul mercato cittadino. Oppure vi era l'esigenza di rappresentazioni complessive, dove importava individuare i centri abitati con la loro dimensione relativa e dare un'idea d'insieme della morfologia del territorio lombardo, come mostra efficacemente questa carta manoscritta conservata presso l'Archivio di Stato di Parma. Il consolidarsi del potere centrale porta a una crescente domanda di carte da parte dell'amministrazione. Con l'inizio del Settecento, il nuovo governo austriaco si occupa anzitutto di definire con precisione i confini dello Stato, con immagini che risultino più efficaci e più immediate delle descrizioni manoscritte ancora in uso. Così si raccolgono carte preesistenti e se ne approntano di nuove. Ancora nel 1772 si ritiene opportuno ristampare mappe come quella del Borgonio del 1683. Il Settecento è il secolo del catasto in Lombardia e dalle mappe catastali si cerca di ricavare, con un'operazione di riduzioni successive, una cartografia riferita a circoscrizioni amministrative più estese, fino ad arrivare alla Carta dello Stato, incisa nel 1777, ma già da subito ritenuta insufficiente e poco dettagliata, tanto da essere immediatamente integrata con l'indicazione dei principali centri oltre confine. L'uso della rappresentazione cartografica si estende ai campi più disparati. Si ha così una carta delle condotte mediche o una carta mineralogica. L'evoluzione delle tecniche di rilevamento e dei metodi per la determinazione di latitudine e longitudine, combinata con le crescenti esigenze del governo di carte sempre più precise e attendibili, porta alla celebre Carta degli Astronomi di Brera, incisa su rame, prodotto della combinazione del dettaglio derivato dalle mappe catastali inserito in un quadro di rilevamenti geodetici di precisione. Estremo interesse per la cartografia è presente nei governi del periodo francese. Si pensa, nel 1804, a una carta di tutta la Repubblica Italiana. Esigenze militari, a loro volta, portano alla confezione di mappe diverse. Dopo la restaurazione, si pensa immediatamente a integrare la mappa degli astronomi per le zone acquisite al governo lombardo, ancora col sistema della riduzione dalle mappe catastali e ancora con risultati poco soddisfacenti. Thank you.
all'IGM si passa l'incarico di completare le rilevazioni geodetiche e di preparare una carta di tutto lo Stato dove il disegno è ormai di tipo moderno. E i diversi accidenti del territorio sono rappresentati con segni convenzionali ormai codificati. Con l'Ottocento ha luogo anche una specializzazione di diversi settori della cartografia. Si sviluppa, ad esempio, una cartografia a fini puramente amministrativi, derivata, questa sola ormai, dalle mappe catastali. Fondamentale nella storia della cartografia lombarda è la grande operazione di rilevamento catastale a fini fiscali di tutto il territorio lombardo. Le mappe sono rilevate nei primi anni 20 del Settecento, in scala 1 a 2000, con i tipi di coltura evidenziati con segni convenzionali sia nelle mappe di dettaglio che nelle mappe ridotte comunali. Nell'Ottocento il catasto è completato per i territori di nuovo acquisto e successivamente viene rifatto anche per le zone di vecchio censo. È evidente l'evoluzione del segno e la progressiva specializzazione. Scompaiono tutti i dettagli paesaggistici, resta il solo reticolo delle particelle, gli edifici, i corsi d'acqua, le strade. Fin dal Settecento le rilevazioni catastali sono utilizzate come base per la redazione di mappe destinate a scopi diversi, come quando, ad esempio, in periodo napoleonico si vuole avere un quadro dello stato dei boschi sulle sponde del Ticino. Lo svolgimento delle operazioni catastali ha anche comportato l'adozione di un'unica unità di misura di superficie per tutto lo Stato, la pertica milanese, di circa 650 metri quadri per il catasto settecentesco e la pertica metrica di 1000 metri quadrati per il catasto ottocentesco. A queste unità sono ridotte tutte le misure locali. Tra le due rilevazioni si collocano i periodici aggiornamenti dei territori limitrofi ai grandi fiumi, che con le periodiche piene modificavano in continuazione il paesaggio. Dalla metà del Cinquecento a Milano comincia a prendere forma, erede delle antiche corporazioni di mestiere, un collegio degli ingegneri, architetti e agrimensori. Nella seconda metà del Settecento, l'avvio di importanti riforme, quali quella del censimento e quella della istruzione pubblica, avranno l'effetto di limitare in misura notevole l'autonomia e gli stessi poteri dell'antico collegio. Alla fine del secolo,
nell'ambito dell'accentramento di poteri proprio del periodo napoleonico, il collegio verrà infine abolito e l'accesso alle varie professioni verrà in seguito regolato da una legge statale. La cartografia dei confini è certamente quella più direttamente legata al processo di formazione di uno Stato accentrato, che tra il 500 e il 700 estende il proprio potere politico e amministrativo sul territorio, in forme sempre più stabili e definite. Le carte confinarie del 500 e del 600 derivano spesso da ricognizioni eseguite per la risoluzione delle frequenti controversie locali che opponevano gli abitanti delle comunità confinanti. I conflitti riguardavano evidentemente il godimento dei rispettivi diritti su beni e risorse essenziali alla propria sopravvivenza, come ad esempio i pascoli, la pesca e addirittura il ghiaccio, che poteva essersi formato sul Po in seguito ad un'eccezionale gelata. Già nel corso del 600 non mancano carte di linee confinarie più complessive, quando queste sono segnate dal corso di un fiume come il Po, soggetto a incessanti modifiche. Nel corso della prima metà del 700, le operazioni di misura del catasto teresiano offrono la prima occasione per un intervento sistematico sui confini interni, in particolare quelli fra le diverse comunità, che verrà continuato poi nel corso dell'Ottocento.